Anche il Circolo Prometeo ci ha tenuto particolarmente ad esprimere la sua totale indignazione e la sua sorpresa nel vedere approvato un ordine del giorno del Consiglio Comunale, quello sulla famiglia naturale, che sembra uscito dai libri di una storia passata, lontana dai progressi fatti in materia di diritti civili. Come Circolo Prometeo vi siete opposti accanitamente rispetto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sulla famiglia naturale. Partiamo dicendo, secondo voi, che cos'è una famiglia naturale? Famiglia naturale non ha neanche senso definirlo, è chiunque si senta di far parte di una famiglia, quella è la sua famiglia naturale, quindi è una questione che non ha senso definire per legge o... Perché un'opposizione così dura da parte vostra? Perché Arci e quindi il Circolo Prometeo da sempre promuove un tipo di sensibilità completamente differente, per cui questo non può che essere un tema su cui dobbiamo esprimere sdegno. E quindi... Cosa c'è di sbagliato nel favorire una famiglia... consideriamola canonica, tra virgolette, rispetto invece a nuclei familiari che magari sono un po' più anomali, ma non vuol dire che siano diversi. Quando si parla di estensione dei diritti e quant'altro, non vedo per quale motivo il Comune di Faenza dovrebbe limitare i diritti di qualcuno, limitare... delle libertà, sì, o comunque imporre una morale privata. Decisamente un passo indietro dunque sia su questa questione, quindi di che cos'è un nucleo familiare, ma anche sulla questione sanità. Cos'è successo? Educazione sessuale a Faenza? No, perché secondo voi? Sinceramente non capisco cosa abbia potuto muovere una cosa del genere, e nel momento in cui l'Ordine Mondiale della Sanità propone una cosa di questo tipo, non capisco per quale motivo Faenza, insieme a pochissimi comuni in Italia che anzi hanno bocciato la cosa, quindi non capisco per quale motivo a Faenza bisognerebbe andare contro una proposta di questo tipo, e anzi è una questione di civiltà, è una questione di... insomma. Lasciano anche a voi, magari associazioni, il compito di fare un lavoro, quello della prevenzione sessuale e delle malattie sessualmente trasmissibili, che magari non è del tutto vostro. Certo, noi possiamo continuiamo nel essere promotori di insomma, delle campagne di sensibilizzazione, però dovrebbe essere completamente appannaggio di qualcun altro. Francesca Diletta per Faenza Web TV.